Siamo a Pomigliano d'Arco, una città con tanti problemi, molti dei quali anche di risonanza nazionale. Abbiamo chiesto un incontro con il sindaco per parlare di questo e di tant'altro. Di Pomigliano d'Arco, il dottor Bello Russo, avremo l'opportunità di discutere di varie tematiche. Sindaco, partiamo dall'illustrazione del bilancio. Qual è il giudizio che si sente di darci su questo bilancio preventivo? Allora, il bilancio capita in un momento molto difficile, per vari motivi, per l'economia, diciamo, globale, per le strette che il governo è stato costretto a fare e anche per alcuni buchi che noi abbiamo trovato nel bilancio. Quindi abbiamo cercato di salvaguardare due principi: primo, di non fare macelleria sociale, e quindi non sono state assolutamente aumentate tariffe per quanto riguardava l'IRPEF e per quanto riguardava la TARSU, cioè la tassa sui rifiuti. Come lei ben sa, c'è bisogno di pareggiare il costo del servizio con le entrate. Noi questo lo abbiamo fatto, però lo abbiamo scaricato principalmente sugli opifici che stanno sul territorio di Pomigliano, salvaguardando i cittadini. Non abbiamo toccato l'IRPEF né l'ICI e quindi abbiamo salvaguardato i servizi esistenti, e quindi è un bilancio che tenta di evitare che ci sia una ricaduta sui cittadini. Correlato strettamente al bilancio, come ha illustrato l'assessore al bilancio romano, c'è una criticità dell'azienda Enam partecipata comunale. Sì. Come intendete risolvere tale situazione deficitaria e, secondo il suo parere, di chi sono le responsabilità di tale aggravio della situazione Enam? Beh, gli sono le responsabilità, sono evidenti, dei governi che ci hanno preceduto. Però io non vorrei, insomma, spingere su questa situazione, perché l'Enam, che è figlio della Pomigliano Ambiente, era nato per servire varie città e quindi come tale doveva avere un personale di circa 160 unità che dovevano essere sufficienti non solo per Pomigliano, per le altre città. Con il fallimento di Pomigliano Ambiente si sono trasferite all'Enam le stesse persone per un servizio solo, cioè solo per Pomigliano. Noi abbiamo ritenuto non affidare a politici questa, ma ad esperti della materia per risanare. Come si fa a risanare? Intanto si tagliano i rami secchi che ci sono, principalmente si forma un servizio solo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti sovraurbani, efficiente, che diventerà punto di riferimento della provincia di Napoli, che, come lei sa, nel 2011 dovrà essere responsabile della raccolta, e speriamo che questa provincia ci affidi non solo Pomigliano ma altre 4-5 città, in modo da rendere, come dire, non solo da coprire i buchi che ci stanno, ma principalmente da rendere questo servizio estremamente positivo per la città, cioè in domani questo servizio potrà portare soldi nelle casse della città di Pomigliano. Passiamo ad un altro argomento, un argomento molto affrontato dai media in questi giorni, la questione Fiat. Come giudica il risultato del referendum e quali prospettive ci sono per la città? Ma io, come lei sa, io mi sono battuto fortemente per il sì, perché al di là del sì non c'era niente, c'era il disastro di una città come Pomigliano, un comprensorio della Campania, perché togliere il lavoro a 15.000 famiglie significava veramente affrontare un disastro. Noi siamo battuti per il sì. Si aspettavano una percentuale di sì maggiore, non c'è stata, i motivi è inutile
dirli, però c'è un dato di fatto che mi preoccupa, c'è un silenzio della Fiat che io non giustifico e non capisco, quindi vorrei tanto che dopo tutto questo lavoro e questa aspettativa ci fosse un inizio di trattativa dove secondo me potrebbe anche sedere la FIOM per dare il suo contributo in modo tale che da questo accordo non solo parta la nuova Panda, ma principalmente che questa Panda sia poi competitiva e che duri per un certo numero di anni. Perché se incominciamo con gli assenteismi, se incominciamo con gli scioperi selvaggi, eccetera, e allora noi non andiamo da nessuna parte. Si farà anche la Panda, come gli anni durerà. Chiudiamo infine con una questione che ci è stata segnalata da alcuni cittadini e che riguarda l'aumento della retta per la Pomigliano Infanzia. Sì. Può spiegarci? Sì, lo spiego molto volentieri. Allora, Pomigliano Infanzia viveva su un paradosso, cioè le tariffe erano competitive, però erano a scapito dei lavoratori. I lavoratori lavoravano 6 ore, 8 ore, venivano pagati 3 o 4. Noi invece abbiamo voluto pagare i lavoratori per le ore effettive che lavorano, cioè lavorano 6 ore, vengono pagati per 6 ore. Naturalmente una tariffa di 125 euro al mese, ai bambini quando si dà anche il pasto, è una tariffa per due genitori che lavorano irrisoria. Quindi se noi la portiamo a 155-160 euro al mese non succede niente. Capisci che i genitori possono essere un poco, come dire, irritati per questa cosa, però avranno un servizio in cui noi non facciamo lavoro nero, paghiamo i lavoratori per quello che danno e diamo un servizio che in altre città costa 400-500 euro al mese, noi siamo ormai 150-160. Va benissimo così, grazie.